Durante la guerra giugurtina si era distinto un altro personaggio, Silla, di origini aristocratiche, su cui il Senato puntava molto per contrapporlo al personaggio Mario, che invece era un democratico. Silla era un ottimo militare e nel frattempo c'era stata una forte ribellione dei cittadini italici, perché non gli era stata concessa più la cittadinanza, come proposto dai Gracchi, che quindi gli italici si erano ribellati, avevano fatto una lega, una sorta di stato confederato con una capitale. E questa guerra era costata un bel po' a Roma. E quindi dopo 3 anni, nell'88, si decise di estendere questa cittadinanza, conferendo da Rimini a Reggio Calabria la cittadinanza romana e, oltre il Po, invece la cittadinanza latina, che prevedeva meno diritti. Questo avveniva sotto il consolato di Silla. E intanto si verificò un'altra situazione incresciosa e difficile in Asia, ovvero il re Mitridate VI del Ponto, che si trova sul Mar Nero, cercò di sobillare tutte le popolazioni asiatiche e greche, quindi tutte quelle governate da Roma che gli erano vicine, a ribellarsi e ordinò che in un giorno solo fossero uccisi tutti i cittadini romani presenti in Asia. Si stima che questa operazione, chiamata anche Vespri Asiatici, abbia visto uccisi circa 80.000 persone, comprese anche donne, bambini e schiavi. Quindi il Senato, contro questa azione gravissima, perché era considerato gravissimo uccidere un cittadino romano, decise di inviare una spedizione in Oriente e ne assegnò il comando a Silla. Ma a Mario questa decisione non andò bene. Quindi fece scoppiare dei tumulti, ci furono dei disordini e il comando fu assegnato a lui. Ma Silla si trovava già a Nola, pronto a partire, e quando venne a sapere ciò, ovviamente non andò bene neanche a lui. Quindi tornò verso Roma alla testa dell'esercito e ai confini della capitale Mario e Silla con i rispettivi eserciti si scontrarono. Mario ebbe la peggio e dovette rifugiarsi in Africa. Intanto Silla entrò a Roma vincitore, gli venne quindi assegnato il comando di queste operazioni in Oriente e partì. Concluse la guerra con Mitridate nell'85 con una vittoria, lasciò lì Pompeo, un suo generale, a sorvegliare la situazione, a gestire la situazione ancora un po' difficile, e lui tornò a Roma. Ma intanto vi era tornato anche Mario, che aveva scatenato delle feroci persecuzioni contro gli aristocratici. Quando tornò Silla, si fece nominare dittatore, con una procedura mai usata fino a quel momento. Aveva concentrato su di sé moltissimi poteri e fece una riforma della Costituzione, la famosa Costituzione Sillana. Il suo scopo era quello di rafforzare il Senato, tanto da farlo diventare l'unico organo decisivo. Infatti passò il numero dei senatori da 300 a 600, cambiò alcune procedure nel cursus honorum, esautorò praticamente dai loro poteri i tribuni della plebe e eliminò la figura del censore e eliminò anche gli equites, cioè i cavalieri, dai tribunali, cosa che era stata precedentemente fatta. Quindi il potere del Senato divenne praticamente assoluto e dopo aver riformato in questo modo la Repubblica, Silla si ritirò a vita privata e morì solamente un anno dopo, ma le sue leggi rimasero in vigore
per circa 10 anni. E il problema stava nel fatto che prima di tutto una persona aveva preso il potere con la forza, cosa che a Roma non era usuale. Secondo, che la Repubblica mostrava evidenti segni di crisi per questo fatto. Terzo, che l'esercito aveva acquisito un potere enorme. Silla aveva anche voluto dividere il potere militare dal potere civile e questo aveva rafforzato ancora di più i comandanti dell'esercito. Quindi Silla viene considerato, probabilmente a ragione, un precursore dell'impero.